Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi gli ultimissimi arrivi. Oggi infatti mi sono arrivati tre pacchi, un po' di ordini che ho fatto io e un po' da parte di una casa editrice. Sono in ogni caso tutti i titoli che non vedevo l'ora di leggere, un po' perché sono nuove uscite che attendevo da tantissimo tempo e un po' lo scoprirete. Ma partiamo col primissimo pacco che mi è arrivato, un ordine che ho fatto io dalla libreria Inari. Vi lascio poi i contatti qua sotto in descrizione. Dovete sapere che volevo leggere questo libro da una vita, ma non si trovava da nessuna parte. L'ho cercato all'usato, l'ho cercato in tantissime librerie diverse, di catena, indipendenti, zero, non si trovava da nessuna parte. Ormai mi ero messa un po' il cuore in pace e poi l'ho trovato così quasi per caso. Ho detto non posso farmelo sfuggire. Ed è Strane avventure di Sherlock Holmes in Giappone. Non si tratta di un romanzo di Conan Doyle, ma di Dale Furutani, che immagina appunto Sherlock Holmes in Giappone. E io quando sono venuta per la prima volta a conoscenza di questo libro ho detto lo devo assolutamente, assolutamente avere. Il mio fidanzato è tipo super patito di Sherlock Holmes, un po' come io lo sono di Poirot. Quindi vedere Sherlock Holmes in Giappone, cioè, di che cosa stiamo parlando? L'altro titolo coordinato dalla libreria è sempre a tema Giappone, perché infatti Denti di Leone, di Kawabata Yasunari. Un momento per apprezzare la bellissima copertina di questa edizione della Mondadori, che richiama tantissimo Mille Gru, ovvero questa qua, vedete? La cosa che mi dispiace è che sono alti diversamente, anche la carta utilizzata è diversa, perché sennò sarebbero stati perfetti, erano molto matchy matchy. Comunque, non so granché della trama, devo essere sincera, ma dopo aver apprezzato particolarmente Mille Gru, mi sono lasciata molto trasportare. Tra l'altro si tratta di un romanzo non particolarmente lungo, sono 110 pagine circa. È anche scritto abbastanza grande, quindi conto di leggerlo veramente presto perché mi piacerebbe approfondire di più l'autore. Il pacco che mi è arrivato invece da parte di J-Pop contiene un fumetto che attendevo tantissimo, più una sorpresa perché non me lo aspettavo all'interno del pacco. Partiamo da quello che stavo attendendo, ovvero Lettere a me stessa di Kabi Nagata, il tra virgolette seguito della mia prima volta, ovvero questo manga qua a volume unico che sembra un po' tra virgolette spiritoso sciocco, ma mi ha colpita tantissimo per le tematiche veramente forti. Non si parla soltanto di sessualità ma anche ad esempio di depressione. Comunque vi rimando alla recensione che ho fatto qua sul canale, trovate nelle schede e in descrizione. Torniamo però all'attesissimo nuovo arrivo, Lettere a me stessa. Come vi dicevo, si presenta come tra virgolette una sorta di seguito, non tanto per la storia, perché si tratta comunque di un fumetto autobiografico, così come la mia prima volta. Dopo il successo di quest'opera è stato chiesto all'autrice di raccontarsi ancora, e quindi in quest'opera vengono racchiuse tra virgolette quelle lettere appunto a se stessa. È un dialogo con se stessa, in cui nuovamente non si parla soltanto della sua sessualità, ma ad esempio del suo rapporto con la famiglia, la voglia di essere indipendente, quindi andare a vivere per conto proprio. Si parla di depressione. Ad esempio nella mia prima volta si parlava anche del rapporto comunque con il proprio corpo. Mi aspetto quindi la stessa cosa in questo volume, che è molto sostanzioso. Ero rimasta molto colpita dall'autoironia dell'autrice, dalla estrema sincerità, perché non è facile aprirsi su tematiche così comunque delicate, quindi mi aspetto altrettanto in quest'opera e sono molto molto curiosa. Come vi accennavo, c'era anche una sorpresa nel pacco, ovvero La voce delle stelle di Makoto Shinkai e Waku Oba. La voce delle stelle, per chi non lo sapesse, è diciamo il debutto di Makoto Shinkai. Io non ho mai visto il film d'animazione, ma ho letto il manga che è stato tratto dalla storia, che non mi aveva proprio fatta impazzire, devo essere sincera, ma in cui si intravede veramente tutto il potenziale di Makoto Shinkai, a partire dalla storia comunque molto struggente e dal non avere quasi mai un lieto fine. Ecco, l'unica eccezione possiamo dire è Your Name. La storia vede per protagonisti due ragazzi che verranno divisi. Infatti uno di questi verrà mandato nello spazio, potranno sentirsi soltanto via messaggio, ma il tempo di ricezione comunque si allunga sempre di più, finché pian piano riusciranno a sentirsi sempre meno a causa appunto di questa enorme distanza. Una storia d'amore difficile. Come vi dicevo, il manga che
è stato tratto dalla storia di Makoto Shinkai e non mi aveva fatto impazzire, ma sono molto curiosa di leggere appunto il romanzo. Ho tenuto forse il, tra virgolette, meglio per ultimo, ovvero il nuovo libro di Hunger Games. Cioè io non ci credo che in un video con questa libreria qua nuova, oggi nel 2020, con tutto quello che è successo, io vi sto facendo vedere un nuovo libro di Hunger Games. Cioè quanto siamo belli! È stupendo questo libro. Esteticamente parlando, intendiamoci ancora, non l'ho letto, sono soltanto ai primi due capitoli della storia. Comunque sì, è uscito un nuovo libro di Hunger Games, una sorta di prequel in cui vediamo la decima edizione degli Hunger Games, in cui vediamo un giovanissimo Snow alle prese con l'essere un mentore, guarda caso, per chi? Per una ragazza del distretto 12. Sono super gasata e non vedevo l'ora che uscisse un nuovo libro di Hunger Games per tornare nelle atmosfere, e già dall'inizio ci si perde a parlare di dettagli, di vestiti, e mi sono ricordata del periodo in cui leggevo appunto Hunger Games, che è stato un periodo assurdo della mia vita. Voi dovete sapere che sono venuta a conoscenza della serie tramite il film, il primo l'ho visto in TV, il secondo sono andata a vederlo al cinema, nonostante il primo non mi fosse piaciuto, che cosa strana. E invece il secondo mi ha tipo folgorata e non ho fatto altro che pensarci per settimane finché mi sono decisa di leggere tutti e tre i libri, che ho letto in 4-5 giorni mentre stavo scrivendo la tesi e dovevo tipo consegnarla di lì a breve, quindi è stata un'esperienza super intensa. A parte questo, ero gasata l'idea di ritornare, di rileggere qualche cosa appunto del mondo. Non mi aspetto chissà che cosa da questo libro, anzi mi aspetto il peggio, mi aspetto che sia una cagata pazzesca, non so come altro spiegarlo. Non ho aspettative, o almeno non aspettative positive, quindi sono semplicemente curiosa di leggerlo e sarà quel che sarà, sarà quel che sarà, mi arrendo all'idea. Comunque sicuramente vi farò sapere che cosa ne penso, come vi dicevo io ho già letto i primi due capitoli, andrò avanti, poi uscirà una recensione qua sul canale, così ne potremo discutere assieme. Ebbene, questo era tutto quello che mi è arrivato oggi. Sono stati due mesi in cui non ho ordinato un libro, non è uscito praticamente nulla che non vedessi così tanto l'ora di acquistare, e poi in un giorno è arrivato il mondo. Ottimo! Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi non vedevate l'ora che uscisse il nuovo Hunger Games, o se stavate aspettando tantissimo l'uscita del nuovo fumetto di Kabinagata, se avete letto gli altri libri che ho citato, insomma fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, mentre in descrizione vi ricordo che trovate la lista completa dei titoli che ho citato, così come il link per iscrivervi alla newsletter. Ogni venerdì riceverete un'email con riepilogo di tutto quello che è uscito su Cibis The Way, più qualche consiglio e segnalazione extra. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!